Un giorno stavo passeggiando con mia mamma per il centro della città e ho visto un violinista che stava suonando e suonava in modo veramente molto particolare, molto, non so, mi ha rapita. Mi sono fermata subito, sono rimasta lì forse una mezz'ora, non lo so, e da quel momento ho cominciato a dire la parola violino, mamma, mamma, voglio suonare violino, voglio suonare violino. Sono rimasta molto colpita dalla musica di Vivaldi quando l'ho scoperta fin da piccola, perché lascia molto spazio all'interprete. È una musica elastica, ti dà la possibilità di ricercare, di scoprire sonorità nuove, di scoprire certe sfumature timbriche, certi colori, certi anche rumori a volte. Ho scoperto le stagioni comunque in Ucraina da bambina quando ero piccola. Però le ho capite veramente quando mi sono trasferita in Italia. Il violino che mi ha accompagnato, diciamo, durante le registrazioni era il Toscano Stradivari, era del 1690. Il timbro luminoso degli Stradivari si addice molto bene a quello che è la vivace, estrosa musica di Vivaldi. È uno strumento che è stato suonato per lo più da donne, uno strumento in un certo senso fortunato. Gioconda De Vito, Pina Carminelli sono state molto, molto importanti per questo violino, hanno suonato molti anni su questo strumento e hanno lasciato un'impronta molto forte. Registrare con gli archi dell'Orchestra di Santa Cecilia è stato un grande privilegio, soprattutto l'atmosfera che si è venuta a creare, la sinergia, il feeling che c'era proprio con l'orchestra è stato davvero speciale. C'è una frase che mi piace molto di Victor Hugo: la musica esprime tutto ciò che non è possibile dire a parole ed è tutto ciò che non possiamo nascondere, non possiamo trattenere. E in un certo senso, con questo disco ho liberato una parte di me. Questo disco è tutto quello che sono io.